come avrete capito, ho preso qualche momento di pausa e ho preparato comunque altri webinar, altri contenuti. Però per fare lo webinar interattivo a voi che siete abbonati al canale, vi domando quali argomenti vorreste che affrontassi, che affrontassimo tutti insieme. Vi ricordo che gli webinar per abbonati sono interattivi, quindi potete fare una domanda a chiarimento sull'argomento che viene trattato nello webinar. Oppure, non so, datemi anche i vostri suggerimenti e scrivete liberamente nei commenti voi abbonati cosa dovremmo affrontare, cosa dovremmo esaminare. In questo momento, lo sapete, gli uffici tecnici comunali sono un po' sul chi va là, hanno un po' di dubbi, non hanno ordini, non hanno bisogno di riferimenti, hanno bisogno soprattutto della modulistica. Si sa, quando c'è cambiamenti di questo tipo, c'è bisogno di metabolizzare un po' i cambiamenti e l'interpretazione delle norme. In più siamo in un momento di conversione in legge, quindi ci sono tutti gli emendamenti da affrontare. Insomma, è una fase delicata, ci vuole calma. Lo so che qualcuno ha da vendere casa, qualcuno ha da fare magari quella sanatoria che fino ad ora con la doppia conformità era preclusa. Quindi capisco benissimo quali sono tutte le difficoltà. Bisogna dire ai nostri clienti, ai nostri committenti di avere un attimino di pazienza. Io, se volete la mia, a questa gente, a queste persone, bisogna dirgli: guardate, se ne parla a settembre davvero, ma non come classica scusa l'italiana perché d'estate se ne parla sempre a settembre, ma perché è una fase molto delicata. Bisogna che il legislatore chiarisca bene alcuni nuovi concetti interessanti, anche direi, da vari punti di vista. Quindi per ora direi di concludere qui. Fatemi sapere nei commenti quali argomenti e in quale modalità dovremmo affrontarli. E magari io la butto come un'idea un po' folle. Perché non partecipa qualcuno di voi anche, magari solo con la voce, nello webinar, se non ve la sentite di partecipare con la webcam? Nessun problema. Oppure mi mandate dei vocali, oppure mi scrivete dei quesiti, me li accompagnate con delle domande. Ecco, io lo farei in modalità webinar vero vero. Che ne dite? Fatemelo sapere in un commento. Ciao a tutti da Carlo Pagliai e alla prossima.